4 milioni per parte della manutenzione delle periferie, che non sono però vincolati al famoso bando. Dove interverrete? No, si aggiungono a quelle del bando in vari luoghi della città, sia nelle periferie che nelle frazioni, ma anche in centro. Si tratta di una rivisitazione del patrimonio stradale della nostra città, e per strada intendo anche la parte marciapiedi, che presentano dati di condizioni di usura e di cattivo esercizio molto pesanti. L'investimento è molto significativo, sono più di 4 milioni di euro, quindi tutto questo si somma alle risorse che verranno dal governo per le periferie degradate. Tutto questo per restituire alla nostra città un aspetto più gradevole e in certi versi anche migliorare la sicurezza, non soltanto di chi circola per strada, ma anche di chi ci viene a trovare per la prima volta. Quindi anche un po' uno sforzo fatto per rendere la nostra città ancora più gradevole se possibile. E le tempistiche e soprattutto quali modifiche aspetteranno ai cittadini? Su questo sarà opportuno forse ritornarci di volta in volta, perché sono talmente tante le strade e le situazioni sulle quali interverremo che farne un elenco adesso sarebbe troppo lungo e non darebbe il significato esatto della tempistica. Diciamo che nella settimana antecedente la chiusura di una strada, a quel punto conoscendo l'impresa che ancora non è individuata, la durata dei lavori presumibile, ma direi con buona approssimazione la durata effettiva dei lavori, si potrà dare anche il senso del disservizio temporaneo e quindi ci rientreremo di volta in volta. Vice Sindaco, abbiamo parlato di un'area molto vasta che si va dalla prima periferia fino alle frazioni. Come vi siete orientati? In realtà partiamo dal centro urbano, non dalla prima periferia, perché gli interventi andranno da via Petrarca all'area della zona Cadorna, dove tutt'oggi sono partiti ieri i lavori per riqualificare un pezzo del parcheggio riservato ai residenti della ZTL, fino ad arrivare alle frazioni, dove alcuni interventi sono in corso, uno per tutti Rigutino e Ristradelle. Settimana prossima partiranno interventi a Santa Firmina, ma sono in programma interventi a Quarata piuttosto che Indicatore e in altre frazioni. Sono in programma ovviamente interventi che vanno nella direzione della riqualificazione complessiva, ma anche nella direzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Infatti una per tutte, via Garibaldi, che ha un pezzo di marciapiede che collega il parcheggio Cadorna al centro città a un marciapiede veramente disconnesso e messo male. Uno dei primi interventi che ci hanno chiesto le persone che hanno partecipato alla redazione del PEB, del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e infatti a breve interverremo per ripristinare quel tratto di marciapiede, piuttosto che altri tratti, uno per tutti di Amochi, dove all'epoca in cui è stato realizzato sono stati messi non si sa come mai i lampioni in mezzo al marciapiede, quindi dovremo intervenire per eliminare anche situazioni di questo tipo qui, in modo tale che i marciapiedi siano fruibili non soltanto da pedoni autosufficienti, ma anche da mamme con carrozzino piuttosto che persone disabili. Marciapiedi, asfalti, piste ciclabili, insomma avete fatto un po' una mappatura a 360 gradi, senza perdere anche di vista il Foro Boario, un'area che troppo spesso viene dimenticata. Sì, proprio 2 settimane fa eravamo a Pescaiola a parlare con i commercianti insieme al sindaco e l'associazione Confcommercio e abbiamo annunciato questo importante intervento che vedrà la riqualificazione di tutta l'area frontestante il Foro Boario, e quindi vedremo dei nuovi marciapiedi, una piccola area verde, quindi una aiola tra il marciapiede e gli stalli riservati alla sosta che saranno nella parte interna. Probabilmente vedremo anche l'allargamento di via Guccioni della Fagiola, perché stiamo cercando di permutare un pezzo di immobile che si trova proprio in quell'area lì con un'area di proprietà comunale. Questo qui ci consentirà di allargare via Guccioni della Fagiola in modo tale da evitare l'imbuto che attualmente vi è. Non sappiamo se andrà in porto questo accordo, ma ci stiamo lavorando per tentare ovviamente di raggiungere una definizione in tempi brevi. E si stringono anche i tempi per quello che riguarda l'attivazione, poi la fase operativa del bando sulle aree degradate. Sì, bando aree degradate, di fatto ancora non è uscito niente di ufficiale, siamo sempre lì, abbiamo tanti annunci, siamo al terzo o al quarto annuncio in 7-8 mesi, ma di fatto nulla è arrivato di ufficiale. Però circola la voce sempre più insistente che arriveremo alla firma della convenzione entro il 30 luglio. Speriamo che sia così, perché con i bilanci armonizzati e con i vincoli a cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni, qualora non arrivassimo alla firma in tempi brevi, vorrebbe dire far saltare completamente
il piano triennale che ci siamo prefissati, in particolare il bilancio di quest'anno. Quindi contiamo che agli annunci seguano i fatti anche da parte del Ministero, perché la pubblica amministrazione, nello specifico il Comune d'Arezzo, ce la sta mettendo tutta per cercare di rispettare gli impegni presi.